bocca brucia le parole e te voglio sì. Quante nuove sere che cade, si scende il pomo. Quante nave che ne vede, sanno fine cielo. Quando cora si sogora gusta, si scioglie con mio miele. Il nostro Viaggio Molise torna a fermarsi a San Giovanni in Galdo per la prima delle due serate nel cartellone di Jazz in Campo, Jazz in Galdo 2016. James Senese sul palco di Jazz in Campo, Jazz in Galdo, un appuntamento molto atteso anche perché sul palco con lui gli elementi storici dei Napoli Centrale. Lo ricordiamo, una band che ha percorso un tratto importante della sua carriera artistica con Pino Daniele, prima in formazione come bassista, poi accanto a Pino Daniele, cantautore e quindi personaggio affermato, poi nuovamente si sono ritrovati poco prima che appunto arrivasse la fine terrena per il noto cantautore partenopeo. Ma James Senese con i Napoli Centrale hanno riproposto appunto uno spaccato di quello che è stato anche quella energia tutta napoletana che a cavallo tra gli anni 70 e 80 ha caratterizzato il mondo della musica non soltanto partenopea ma pensiamo italiana. E ovviamente è stato presentato anche il nuovo lavoro Osang che dà anche il titolo al tour, ma a mani basse si è pescato anche in quelli che sono gli eventi storici appunto di questa band, le composizioni storiche da Campagna fino appunto a tanti altri successi, rileggendo anche qualche dedica a Pino Daniele. Vediamo com'è andata e ascoltiamo soprattutto una lunga e bella intervista a James Senese che poco prima di salire sul palco ci ha appunto raccontato qualcosa di sé. Senese tra pochissimo sul palco di Jazz in Campo con i Napoli Centrale. Allora partiamo proprio da questa performance ma anche da Osang, giusto? Questo nuovo lavoro. È un lavoro che stiamo facendo da tanti anni. Questo disco ho lavorato per 2-3 anni sopra ed era arrivato il momento di metterlo fuori, no? Diciamo che il disco tratta quello che noi vediamo ogni giorno, tutto quello che succede, no? In parte, però vogliamo far capire agli altri una parte dei sentimenti perduti, capito? Perché si stanno perdendo i sentimenti, in poche parole, no? E questo è quello che noi stiamo facendo adesso. Ecco, Napoli Centrale da più di 40 anni parla comunque, diciamo, di quello che è la vita comune di tutti i giorni, però forse proprio questo, diciamo, ai problemi di una volta che si affrontavano con uno spirito diverso, c'è proprio questa consapevolezza che i sentimenti stanno un pochino perdendosi. Ma per forza, perché il sistema ha fatto in modo che noi non capiamo niente più, capito? Specialmente i giovani, no? Capito? Stanno sotto sopra, no? Parliamoci chiaramente. Allora, se non c'è qualcuno o qualcosa che salvi questa nostra vita, no? Questo nostro mondo, come cazzo si fa, capito? Cioè è tutto sotto sopra, capito? È tutto sotto sopra. Lasciamo stare chi sta bene e chi sta male, no? Il problema è che chi là che stanno male, capito? E quelli che stanno bene, però il problema qual è? Il problema è che il nostro sistema fa in modo che noi non capiamo più niente. Poi tutto, vabbè, l'emigrazione,
la religiosità, tutte queste cose qui, ma questo è un fatto che c'è da anni sulla nostra terra, capito? No? Cioè, voglio dire, il problema non è questo, il problema è che i mass media fanno in modo che noi viviamo la vita come ce la danno, capito? Ma in realtà non dovrebbe essere così, capito? Non siamo più padroni della nostra vita, è quello che ci vuoi dire. Non siamo più padroni della nostra vita, infatti. Cosa cambia invece, diciamo, essere giovani musicisti all'epoca di Pensione Floridiana e quant'altro rispetto ad adesso? Che cosa cambia? Cioè, anche per i giovani, che cosa cambia? Vabbè, ma io non credo molto su questo, capito? Io credo nella nostra generazione, no? Nel senso che noi siamo stati. Eravate avanti. Siamo stati dei musicisti alla quale ci hanno creduto veramente. Al sentimento, no? Capito? A difendere la nostra cultura, no? A difendere il nostro popolo, in realtà è questo, no? Poi le mode passano, capito? No? Però è chiaro, il giovane dovrebbe andare sulla tradizione, no? Tradizione intendo amare di più da dove vieni, no? Amare di più la tua famiglia. La famiglia è la cosa più importante, no? Da lì parte tutto, capito? Sì. Se non c'è questo, poi tutto il resto è... Certamente. Ecco, voi, diciamo, da un punto di vista musicale, negli ultimi anni avete anche ritrovato un po' la famiglia, cioè Napoli Centrale è stato sempre un grosso laboratorio. Sì. Ecco, ritrovarsi, diciamo, con questa maturità, con questa consapevolezza adesso, dopo comunque aver costruito tante cose durante questo percorso. Ma diciamo la verità, non mi sono mai arreso, no? Perché io ho avuto anche molta fortuna, no? Nel senso che sono musicista, mi sono fatto valere, no? Per quello che io sono. No? E nello stesso momento, però, è molto difficile in questa società non accettare compromessi, capito? Io non li ho accettati, capito? Questa è la forza di Napoli Centrale, capito? Siamo con Pietro Geremia, vicepresidente dell'Associazione Amici del Morrutto. Dunque, un Morrutto è un paese, San Giovanni in Galdo, che dimostra un'estrema vitalità anche in questa occasione. Jazz in Campo 2016, un concerto di James Senese che si è rivelato un grande successo. Sì, in effetti questa serata è uno dei culmini dei nostri sogni, perché noi degli Amici del Morrutto, come ho spiegato prima sul palco, ci eravamo proposti di dare eco a San Giovanni in Galdo sotto profilo culturale, sotto il profilo archeologico, sotto il profilo ambientale. Questa è una serata che conferma l'evento per il quale noi ci siamo proposti. Il discorso che ci interessa di più è quello, come ho detto prima, di far venire più gente possibile a San Giovanni, e stasera si è conclusa con una serata non magnifica di più. Grazie anche all'apporto che ci ha dato l'aiuto di Campo di Pietra nella persona di Cefaratti, Simone Sala per quanto riguarda la direzione artistica, e poi tutti gli amici di San Giovanni, specialmente il nostro gruppo femminile che è la potenza della nostra associazione. Grazie anche a Stefano Trotta che è il nostro coordinatore. Siamo veramente felici di avere avuto a San Giovanni tanta gente.